Hey Riders, benvenuti al vostro Mad Horse Moto Guzzi V85TT, gentilmente offerta da Boccea Motor Group per un test ride a dir poco pazzesco sulle strade della Sardegna. La moto che segna il ritorno della casa dell'Aquila nel settore dell'enduro stradale. Infatti è dal 2016 che la moto Guzzi non è presente nel settore delle maxi enduro. La Guzzi V85TT è una moto nuova che strizza l'occhio alle linee classiche, confermando anche dettagli tipici del marchio Guzzi. Ma allo stesso tempo gran parte di progettazione è stata effettuata dalla casa di Noale, dall'Aprilia, essendo anch'essa parte del gruppo Piaggio così come la Guzzi. La produzione poi avviene nello storico stabilimento di Mandello. Si va a collocare in una categoria secondo me senza rivali diretti. Non è una moto da fuoristrada, così come può essere catalogata magari una Africa Twin, e non ha nemmeno quella vocazione racing, ad esempio di una multistrada o di un KTM Adventure o di una Versys 1000. Infatti questa moto può essere definita una classic enduro, comodissima per viaggiare e con una personalità molto forte. Una moto che predilige il comfort e lo si vede anche dalla sella, estremamente imbottita e curata. Un'ottima triangolazione per questa moto che favorisce il comfort del pilota tramite manubrio, pedane e sella parecchio spaziosa, che consente anche agli spilungoni come il sottoscritto di alloggiare comodamente senza stare troppo a ridosso delle teste del motore, semplicemente modificando la posizione in sella. Veniamo alla strumentazione della moto. Qua abbiamo un TFT estremamente ricco con tutte le informazioni che ci possono occorrere. Ci basterà semplicemente attivare il selezionatore qua con mod per scorrere nel menu e selezionare le voci di nostro interesse. Qui in alto abbiamo l'autonomia residua, di qua i chilometri totali, indicatore del carburante, spia del carburante di qua a destra. E in più abbiamo contamarce, contagiri, è una strumentazione bella ricca. E qui sotto ci ricorda invece la mappatura che stiamo adottando, la strada. Poi è anche disponibile la mappa rain per i fondi scivolosi o addirittura la off-road. Qui a sinistra nel blocchetto invece abbiamo il comando del cruise control. Ok ragazzi, nel mentre approfittiamo della noiosa statale, basta pigiare qua al lato il pulsantino cruise, tenerlo premuto, adesso lampeggia, dopodiché noi gli diamo un'altra premuta e non lampeggia più, e come potete notare leviamo la mano. Questo è molto comodo soprattutto per i viaggi, così non ci stanchiamo il polso, ed è veramente una funzionalità simpatica. Dopodiché ovviamente se ci serve magari più spunto per fare un sorpasso, basterà semplicemente ruotare la manopola e poi provvederà il cruise control, diciamo, a rimetterci alla velocità stabilita. E per impostare sempre la velocità abbiamo qua il selettore, così scendiamo di 2 km in orari e così risaliamo, e diciamo sta poi a noi impostare la velocità più congeniale per il nostro viaggio. Ovviamente in caso di frenata si scollegherà, dopodiché andrà ripristinato manualmente. Eccolo qua, adesso ad esempio tocco il freno, comincia a lampeggiare, ovviamente non si rimette alla velocità prestabilita, si ripigia nuovamente, eccoci qua, di nuovo pronti, e non ci affatichiamo il polso destro, diciamo. Devo ammettere che mi sta piacendo particolarmente, anche con le valigie a pieno carico e con il passeggero si porta veramente veramente bene. È morbida e allo stesso tempo non è troppo pesante. Con 80 cavalli a 7700 giri e una coppia massima di 80 Nm fa il suo sporco dovere, e la ciclistica Aprilia tra le curve si sente. Moto azzeccatissima per i viaggi, dato che ha un serbatoio da 23 litri e dei consumi veramente irrisori. L'aspetto che più mi piace di questa moto, devo ammetterlo, sono i consumi. Veramente bassi se non si esagera col gas. Parliamo più o meno di un 20,6 litri se si va
a una velocità costante e anche in parte divertendosi un po' sulle curve. Sempre sicura e stabile, la forcella Kayab all'anteriore da 41 mm a seli rovesciati tiene bene le traiettorie impostate, mentre il mono posteriore l'ho trovato particolarmente morbido e tendente a sedersi, ma sicuramente con qualche regolazione un pochino si può ovviare, dato che comunque le sospensioni sono completamente regolabili. Impianto frenante Brembo, ovviamente non il più aggressivo degli impianti frenanti disponibili di questa casa, ma comunque fa veramente un ottimo lavoro. La frenata è sempre modulabile e sicura, e anche in caso di frenata d'emergenza si comporta veramente bene. Merito anche dei doppi dischi anteriori da 320 mm con pinze a 4 pistoncini e dotata di un freno posteriore da 260 mm con pinza a doppio pistoncino. I cerchi bellissimi a raggi purtroppo non sono tubeless, ma questo avrebbe anche fatto impennare il prezzo notevolmente. Cerchi, ricordiamolo, da 19 pollici all'anteriore e da 17 pollici al posteriore. La moto ha un peso a secco di soli 208 kg, che in ordine di marcia diventa di 232, penalizzata a mio avviso in parte dal motore trasversale caratteristico Guzzi, molto bello da vedere e da sentire in azione, ma allo stesso tempo nei cambi di direzione l'ho sentita leggermente un po' più difficile da indirizzare dove si vuole rispetto magari a un KTM 1190 Adventure. Il suono del cambio Guzzi rispetto a modelli del passato è sicuramente meno invasivo e anche i tempi di cambiata di quest'ultimo sono decisamente migliorati, caratteristica che mi ha consentito di apprezzare appieno questa moto. Anche il sistema della gestione del gas avviene tramite ride by wire come molti modelli Aprilia. Parlando di tratti caratteristici della Guzzi, ho apprezzato estremamente invece il cardano. Su quest'ultimo modello invece sembra quasi di avere una catena tradizionale. Non comporta, a differenza della trasmissione a catena, la manutenzione appunto di quest'ultima, soggetta a usura. Il prezzo è decisamente concorrenziale, dato che viene 11.490 euro nella versione monocromatica come questa del test ride, fornita con gomme Metzeler Tourance Nest, mentre troviamo un prezzo di 11.690 euro nelle due livree multicolore, con gomme Michelin Anaki Adventure. Ringrazio Boccia Motor Group per avermi fornito questa bellissima novità di casa Guzzi, di avermela fatta assaporare appieno tra le curve della Sardegna, in tutte le condizioni possibili e immaginabili. Vi invito a lasciare un commento qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa recensione e di questo modello di moto, e se siete possessori di quest'ultima, ovviamente lasciate un feedback. Ricordatevi di iscrivervi al canale per stare aggiornati sui miei successivi caricamenti, e vi invito a condividere il video con i vostri amici in modo da aiutarmi a crescere sulla piattaforma. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medoc.